Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Moltissimi lo scrivono su Facebook, nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? al posto di prendersi dato che hanno il vizio il fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio, ma questa benzina a cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il, par il parrucchiere a domicilio, ma questi capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io, tu, io corro da vent'anni, tra alti e bassi corro da vent'anni e a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostere carni, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza. Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutti questi buon vicinato c'è a Delia. Tutti questi buoni rapporti vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, il cartellone, andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone, quello è contagio e cantiamo azzurro, azzurro dai balconi se poi usciamo a fare la spesa ogni giorno, la coerenza dov'è?